ancora un altro appuntamento per il Festival del XVIII secolo. Sono tante le sfaccettature e i temi che trattate con questo festival. Sì, il festival è un contenitore aperto. Il punto di partenza del repertorio del XVIII secolo è solamente un input per poi allargarsi a trattare tanto. A trovare soprattutto le strette connessioni o le larghe connessioni che possono esistere fra un'epoca antica e un'epoca più moderna. E questo è appunto il caso di Debussy, che deve molto al XVIII secolo, che lavorerà molto su quel tipo di repertorio, che ne ricava delle forti suggestioni per poter realizzare una serie di opere. E infatti non è un caso che il festival quest'anno è iniziato con questa manifestazione per l'anniversario di Debussy, ma proseguirà con un ulteriore omaggio per il 150° della morte a Gioacchino Rossini, che è un altro autore che esce in qualche modo dal XVIII secolo, ma che nasce all'interno del clima culturale del XVIII secolo, rinnovandolo peraltro profondamente. Quindi l'idea è semplicemente quella di collegare antico e moderno in una maniera estremamente, a mio avviso, molto interessante e anche molto stimolante. Anche stasera la musica ha fatto la sua parte. La scelta di Debussy, per quale motivo? Quest'anno quasi un obbligo era quello di ricordare Debussy nel 100° anniversario della scomparsa, 25 marzo 1918, quindi migliore contenitore peraltro come proprio quello che fece il XVIII secolo, che come ha detto già Corrado è veramente, si presta ad essere un contenitore aperto a tutto quello che poi il mondo della musica, ma non solo della musica, nei vari secoli ha offerto, questi interscambi. E Debussy ci ha offerto l'occasione stasera di ricordarlo attraverso musicalmente alcuni dei suoi brani più celebri, un percorso inevitabilmente sintetico ma abbastanza esaustivo nel raccontare la musica, ma anche l'influenza straordinaria, perché in tanti eventi che abbiamo fatto, raccontato di musica e pittura, probabilmente mai come questa sera c'è stata questa simbiosi così totale. Aggiungo alla analisi di Eraldo un terzo ingrediente. Le persone che ha intervistato, Corrado De Bernardo, Eraldo Martucci e la sottoscritta, fanno tutto questo con grandissima passione ed è questo che probabilmente crea l'aspettativa, crea il plusvalore e crea ovviamente la soddisfazione. E questa passione che ci guida e che in questo caso ha creato proprio un'osmosi importante, intensa, e che le persone percepiscono. Riguardo alla pittura, riguardo all'arte, credo che, non so, forse il settimo, l'ottavo appuntamento che abbiamo così curato con Eraldo per il Festival del XVIII secolo, e credo che sia un ambito straordinariamente fertile, perché entrambi partiamo dall'idea dell'opera d'arte totale. Non esiste una sezione nelle arti, non esiste un confine, non esiste uno steccato né tra le arti, né tra le culture, né tra le tradizioni. E quindi quando ci troviamo di fronte a dei geni come gli impressionisti, io penso che sia soltanto un piacere approfondire queste tematiche e riuscire a convogliare verso gli altri l'interesse per le nostre passioni. Thank you.